Salvini in TV da Bruno Vespa, che gli fa la solita domanda se lui vorrebbe o farebbe immediatamente il presidente del Consiglio. E lui risponde: ho anche il braccialetto di Salvini Premier, ma sarà per la prossima volta. Quindi, come abbiamo sempre detto, gli italiani sono fatti così: ti danno una sola possibilità. A volte due, ma la seconda volta è già una minestra riscaldata, quindi lui sa perfettamente che se si gioca la carta del Presidente del Consiglio sarà una sola volta nella vita, perché gli italiani in 2 o 3 mesi, 4, se non vedono i risultati che loro pensano, cambiano subito bandiera. C'è da dire anche che il Presidente del Consiglio italiano, come quello di qualsiasi paese europeo, non può fare i miracoli. Che sia una persona di destra, di sinistra, di ultrasinistra, ultradestra, non si possono fare i miracoli. Il Presidente del Consiglio non è il solo, c'è il Presidente della Repubblica che è un organo di garanzia. Quindi anche la persona più determinata, come lo era anche Berlusconi, che voleva cambiare l'Italia, non è riuscito o è riuscito in una certa percentuale, perché proprio il sistema di garanzie nato dopo la fine del fascismo ha fatto in modo che nessun presidente del Consiglio abbia superpoteri simili a quelli di un dittatore. Ed è per questo che c'è il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica è un organo di garanzia e se ci fate caso anche il comando delle forze armate ce l'ha il Presidente della Repubblica, non il Presidente del Consiglio. In caso di guerra è il Presidente della Repubblica che affida il comando militare al Presidente del Consiglio, che è il braccio operativo. Vabbè, aperta e chiusa questa parentesi, Salvini dice: Conte rivendica il suo ruolo di Premier che nessuno ha mai messo in discussione. Quindi sapete che Conte è una figura di garanzia tra i due leader dei partiti più grossi che sono addetti al governo, il Movimento 5 Stelle e la Lega. Quindi Conte è stato chiamato da Salvini e Di Maio ed è lì come figura di garanzia, non è il classico, cioè diciamo che non è il Presidente del Consiglio come Renzi, come Berlusconi, è una Presidenza del Consiglio condivisa in tre, dove lui è il rappresentante, dove mette anche la sua parola, però lui è lì come organo di garanzia del contratto. Quindi sia Salvini che Di Maio gli stanno dando il suo ruolo, ma è ovvio che dietro ci sono loro due. Salvini dice: ho il braccialetto del Milan, quello della Madonna di Fatima e quello di Salvini Premier, ma sarà la prossima volta, non ho fretta. E qui ritorniamo all'inizio. Lui sa che è meglio fare il Presidente del Consiglio, come lo sta facendo adesso, praticamente, però senza bruciarsi la sua carta. Così il vicepremier leghista Matteo Salvini a Porta a Porta dice: certo, io non vado a fare governi improvvisati, prendendo 20 parlamentari di qua e di là, pur di non andare a votare, prendendo al governo pure Topolino, aggiunge Salvini. Un'esternazione arrivata appena un paio d'ore dopo la conferenza stampa a Palazzo Chigi, in cui invece il Presidente del Consiglio, Conte, aveva invece stemperato le tensioni parlando di clima sereno e chiarito di non sentirsi in bilico. Dice, tue testuali parole: il Presidente del Consiglio, se non avesse delega per sedersi a un Consiglio europeo, significherebbe che sarebbe sfiduciato. Dice Conte: il giorno in cui non dovessi sentire di non aver pienezza di sostegno politico, ne trarrei le conseguenze. Sarebbe la crisi più trasparente della storia. Quel giorno potrebbe essere vicino. Quindi, al finale, un finale di suspense. Quella crisi, quel giorno potrebbe essere vicino.